Noi lavoriamo tutti in un mondo normale, come tutti noi, io non sono dipendente pubblico, cazzo di luce. E mi diceva, scusi, il rapporto tra amministrativi è, ma tanto per essere chiari, il turnover è bloccato al 100%, quindi non si assume nessuno. Le deroghe che abbiamo chiesto, noi le abbiamo chieste solo per personale medico. Qui mancano medici di queste tipologie, mancano radioterapisti, ortopedici, mancano chirurghi toracici, gli ecografisti, gli oncologi, gli anestesisti, mancano infermieri, mancano os, non ce mancano certo amministrativi. Quindi siccome le deroghe... Non ne prendiamo altro. Siccome, che sia chiaro, in piano di rientro la deroga, cioè la singola assunzione, la firma il commissario, cioè il commissario della sanità, non il direttore generale dell'azienda. Quindi noi abbiamo fatto delle richieste specifiche solamente per queste tipologie, afferenti soprattutto all'area dell'emergenza e urgenza. Se otteniamo l'autorizzazione del Ministero, abbiamo chiesto circa 150 unità, sarà la struttura commissariale che firmerà la deroga, ma non può essere il singolo direttore generale. Quindi sarò sicuro che sarà un medico quello che verrà assunto e così a seguire. È quello che le sto dicendo, noi abbiamo chiesto dei 150 ne abbiamo chiesti 110 sull'emergenza urgenza, pronto soccorso, oggi abbiamo 118 che devi dare il tuo personale a pronto soccorso e il resto sulle ortopedie, sull'oncologia, sulla radioterapia. Io permetto che finisca l'intervento, poi dopo facciamo le domande. No, io non so, sicuramente ho sentito abbiamo fatto. Era venuto in ritardo, ma la bomba spinge. Ho dimenticato. Allora, sì, ma facciamo il dibattito. Allora, che c'è una domanda e risposta. Io magari sono ecologica, cioè se dentro una mia, devo andare a pagare nel giornale che non mi passa il reparto. Deve andare a pagare un medicinale che non le passano il reparto, adesso mi fa una domanda che magari prendiamo nota. Ieri ho fatto l'arterio e ho pensato le... Ma dove sta lei? A Crotone. A Crotone. Io la rismuovo la mano perché sono passato che lotto col tumore. Non mi dispiace perché quello che di Dio io lo affronterò. Però... Signora, il medicinale lo acquista in una farmacia pubblica, poi? Sì. A pagamento? Sì, no, a pagamento, tutto a pagamento, perché solo l'ansoprazol che devo prendere tutte le mattine e l'Onyx, che io faccio una terapia particolare, e vado di diarrea, ma non fa nessun effetto, né modio, né... Io non le posso dare una risposta adesso, però prendiamo nota del... Dottore Zito sto annotando. Prendiamo nota e lo verificheremo, vediamo la risposta. Beh, io non sono politica, non ho nulla, non mi sono mai candidato, non mi candiderò mai, sono un professionista, faccio il tecnico, ero nel Lazio fino a 2 anni fa e oggi sono in Calabria, sanità a faccia. Beh, ma adesso siamo qua. Perché veramente sto parlando sulla sedia, forse avete detto anche accorti, passo da una sedia all'altra perché mi tocca molto da vicino e come cittadina e come operatore. E come operatore io mi batterò tantissimo a che ci sia la, come valutano me dirigente, devono essere valutati anche i chirurghi e tutti i primari, il capo di dipartimento, il capo di sede, devono avere una valutazione con una votazione anche loro. E se non sono capaci, non sono all'altezza di eseguire il loro compito, no, non si deve, non si deve, non si deve. Che devono
Allora, poi rispondo sulla prevenzione. Allora, però mi fa rispondere, perché sennò facciamo come mi devo segnare tutto. Funziona meglio. Allora, sono grandi i numeri, ci sono 20.000 dipendenti, tanti reparti, unità complesse. Allora, noi abbiamo disegnato per ogni ospedale, oltre al numero di posti letto, alcuni sono cresciuti, i piccoli ospedali li abbiamo semplificati perché sono pericolosi, passatemi. E abbiamo disegnato tutti i reparti che devono essere presenti, con tutte le unità complesse, primariali, unità semplici. È un disegno chiaro, non ti puoi sbagliare, una matrice. Appena diventerà pubblica, noi governeremo la realizzazione di tutto questo ospedale per ospedale, compresa la selezione del responsabile. È chiaro che non riusciremo a fare, a cogliere tutto, però la nostra sfida è esattamente questo, che andare struttura per struttura insieme al manager che sarà scelto, e governare i processi. Non c'è delega senza controllo, tanto per essere chiari. È chiaro che ci sfuggerà sempre qualcosa, però raccoglieremo le istanze che vengono dal territorio. L'idea è esattamente questa. Non riusciremo a fare tutto, però al principio e nella pratica cercheremo di fare esattamente così. Prevenzione, è vero, sulla prevenzione non siamo messi bene. Sulla prevenzione è uno dei problemi dei nostri, i nostri LEA sono bassi perché sulla prevenzione non stiamo lavorando bene. Il dottor Brancati da 6 mesi credo che si sta occupando, solo di questo, abbiamo fatto il piano della prevenzione e adesso ci stiamo cercando velocemente di dare dei segnali importanti. La chiamata attiva è importante, cioè garantire, monitorare se c'è una chiamata attiva agli screening, ai programmi screening, perché comunque li pagano. Ne parlavamo proprio l'altro giorno con il dottor Brancati, tra le mille altre cose. C'era da definire proprio il documento di aggiornamento proprio sugli screening, in particolare sul colon retto dove c'erano le maggiori carenze, proprio con la ripresa dei meccanismi di chiamata attiva che in molte aree, l'hanno fatto episodicamente nel territorio regionale, la maggior parte no. E quindi questo riprendere le fila dell'organizzazione degli screening dei meccanismi di progettazione costruiti in questo proprio in questo periodo a cui accenna la prima domanda. Grazie. Signora, c'era una domanda. Con calma. Intanto ringrazio di aver ascoltato oggi queste relazioni che per me sono nuove, io facilmente ancora non capisco poco di informazione eccetera, però non cerco di capirci. E la cosa mi è venuta poi, mi è stata data la risposta mentre parlava il dottor Urbani sul discorso delle liste di attesa, che sono veramente una piaga. E io avevo sentito tempo fa, ed era quello che non è che volevo assolutamente suggerire nulla, ma mi sembrava, cioè alcuni ospedali appunto lavorano di notte, allungano le loro prestazioni fino alle 9, alle 10 di sera, e lì allora noi pensavamo, ma qui non si potrà mai fare perché non c'è personale, non abbiamo soldi, non possiamo assumere. Da lì mi ha dato la risposta il dottore Aceti, quando dice c'è una incongruenza tra l'assunzione degli amministrativi e dei medici. No, sto dicendo. Diceva della incongruenza nella presenza tra amministrativi e medici, allora vuol dire che gli amministrativi, che sono tanti, siano un po' buoni e si assumono medici che possono abbattere gli studi di attesa. Del resto prima arriveremo a assumere un amministrativo. Del resto volevo già meglio di me, i medici in Italia ci mancano da un bel po', nel 2022 ci mancheranno moltissimi medici, questo non lo dico io ma dico le statistiche, per cui andiamo a prendere un'altra parte?
Volevo chiedere, siccome ho sentito parlare di prevenzione, di innovazione nelle terapie, nelle cure, eccetera, ho sentito parlare di aumento dell'aspettativa della vita, di patologie croniche, di patologie disabilitanti e quant'altro, però non ho sentito parlare affatto di riabilitazione. Allora, volevo sapere che cosa prevede il piano che sta affrontando la Regione Calabria attraverso questo istituto tecnico da lei rappresentato sulla riabilitazione. Sono state chieste delle deroghe, per esempio, per l'assunzione di fisioterapisti? Questa è una cosa grave, perché... Sono assolutamente d'accordo, sono tante le cose che non si possono fare, però se mi danno 150 persone, io ho pronto soccorsi con la gente che sta lavorando 18 ore al giorno, quindi mi fa incidenti. Ho bisogno di darmi delle priorità, dopodiché facciamo tutto il resto, non è che sto dicendo che non ha ragione. Io però una cosa ho, devo darmi delle priorità. A gennaio ne chiederemo altre e terremo conto anche del resto. Adesso stiamo lavorando anche alla rete della riabilitazione, in quella sede daremo una risposta, in questo momento non riesco a dare una risposta. Evidentemente ai pazienti. Da 14:15 velocemente. Sì, anche noi. Ci ritroviamo sul aereo. Siamo sullo stesso aereo. Come scusi? Cioè in alcune regioni italiane già salutano i cittadini che non rispettano la prenotazione, cioè che non la, rinunciano alla prenotazione però non l'avvertono. Per cui, per esempio, se nella lista della gente ci sono 12 prenotazioni, capita che invece le visite effettuate o tutti gli esami diventino soltanto 5. Quindi quei cittadini che non si presentano fanno altro che annullare le visite attese, perché se avvertissero Vabbè, adesso a questo dettaglio, diciamo, il problema qua purtroppo è ancora più ampio, nel senso che qui non esiste ancora un CUP regionale. Noi abbiamo CUP per singola azienda che non dialogano tra di loro, quindi stiamo lavorando per fare intanto i CUP per ASP unici e poi al sopra CUP regionale, cioè va reingegnerizzato proprio il sistema e questo richiede del tempo. Dopodiché, come si fa in altre regioni, in realtà vengono richiamati il giorno prima e se non rispondono automaticamente perdono il posto. Quello è semplice da risolvere. Il problema è che tu oggi devi fare 20 telefonate perché non c'è posto qui, ma magari c'è posto lì. Mentre invece dovessi fare una telefonata unica e la disponibilità regionale. Poi scegli se andare a Reggio Calabria o a Cosenza, però ti si dà. E questo vuol dire reingegnerizzare dei processi, fare delle gare, acquistare dei software, dialogare sistemi diversi, cioè poi si entra una serie di tagli operativi che non sono così facili da risolvere, stiamo lavorando anche a quello. Questo è un tema particolarmente caro al momento, questo sulle liste attesa. Io, se state lavorando a questo, sì. Ci sono tante cose che il movimento potrebbe dire e suggerirvi, ma penso che allora, sulla sulle liste attesa, si mette anche tutto. Dialogo condizionato e certo, l'università, perché oggi, no, ma anche le università, perché i policlinici universitari in realtà vanno informatizzate alle agende, noi non abbiamo le agende. Quando parlavi prima di intramenia e di attività istituzionale di intramenia, c'è una legge che dice che tu non puoi fare più attività di intramenia di quanto ne faccia in istituzione. Peccato che nessuno le controlla queste cose, no? Allora, noi mettendo a posti i flussi dobbiamo controllarle queste cose.
però cioè io quello che mi cerco di trasmettere è un'idea, un progetto, una volontà e anche la difficoltà di fare tutte queste cose tutte quante insieme. Bisogna darsi delle priorità, qui si parte veramente non dall'anno zero, perché sui conti è stato fatto un ottimo lavoro, però c'è molto lavoro da fare. Io vi chiedo scusa, ma ho un aereo che dovremmo pure passare in casa. Va bene. Okay. Ultima domanda per un momento. No, l'ultima domanda per Urbani, se da lavorare con i cittadini. No, esatto. No, contro i cittadini, la domanda è questa, molto semplice. Visto, sì, sì. No, ma non è neanche tanto una domanda quanto un auspicio. E cioè, visto che qui sono emerse cose, su tante questioni mi sembra che insomma si stia lavorando, penso che ci siano delle competenze civiche delle associazioni che diciamo richiamano l'amministrazione, il subcommissario, chiunque stia riprogettando la sanità, a confrontarsi, a prevedere un momento proprio un luogo di confronto per acquisire dal punto di vista dei cittadini e dei pazienti eventuali criticità che magari sono sfuggite a chi deve gestire, ma anche proporre cose, azioni, strategie e anche essere partner per monitoraggi delle prestazioni, dell'aderenza alle regole di alcuni soggetti, cioè valorizzare la cittadinanza attiva tutta, perché oggi è il vero elemento che può spingere e realizzare un cambiamento in positivo della situazione calabrese dal punto di vista della sanità. Guarda, nei sistemi che hanno più tempo, e per entrare l'ultima battuta, nei sistemi anglosassoni, in Inghilterra, in America, cambiamenti di questo genere richiedono 15 anni, non si fanno in 3 mesi. Quando tu hai 15 anni, prima la disegni, poi la racconti, fai dei focus, raccogli le istanze, fino ad arrivare al progetto definitivo, fai campagne di comunicazione. In Italia si lavora sempre in emergenza, quindi non lo facciamo in maniera strutturata, ma dobbiamo comunque trovare dei momenti di confronto, perché come dicevi, come abbiamo già detto prima, tu dall'alto comunque puoi immaginarle certe cose, ma micro situazioni più o meno locali possono sfuggire al disegno generale, quindi è sicuramente utile il confronto per eventualmente modificare o migliorare o mantenere un progetto in corso, per cui sono assolutamente d'accordo, adesso stabiliamo qual è la forma, ma il confronto ci sarà. Bene, grazie.